Ah, buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di Muscolo e Vita, ci ritroviamo qui da Costa Coffee di Barcellona. Sono venuto qua per bermi un caffè di prima mattina, per svegliarmi un pochino e anche per finire di editare un video e mettere fuori un video molto informativo su di voi, che sono sicuro vi piacerà tantissimo. Comunque, vi spiegherò il tutto durante questo video, quindi sit back, relax e godetevi il video. Vi poso un attimo qua. Quindi ecco qua, postazione, computer, caffettino, tutto pronto per lavorare. Ragazzi, siamo stati da Costa, non so, direi un'ora e mezza per provare a uploadare. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, l'internet qua è veramente un casino, essere un youtuber e provare a mettere dei video veramente quando si viaggia, perché devi sempre trovare un wifi che funziona, che è veloce, e praticamente a meno che tu non sia in America non lo trovi mai. Comunque andiamo quindi in palestra, proveremo ad uploadare il video là, niente, vediamo se ci riusciamo. Ragazzi, eccoci in palestra, io sto mettendo su il video per voi, speriamo che questa volta funziona. Oggi un allenamento, parti superiori del corpo, faccio allenamento e ve ne parlo. Or di alternare le due gambe. Ragazzi, abbiamo appena finito di filmare un video di Bianca dove fa vedere gli esercizi che fa per voi ragazze. Ora inizierò ad allenarmi io, spero che il video intanto stia uploadando. Comunque sì, farò un upper body workout, focus sul petto, sulle spalle, sul tricipite, ma farò tutto l'upper body workout per colpire l'upper body con 3 volte di frequenza anche quando sono in vacanza. Iniziamo. Vai. Go. Cool shoes, bro. Just waiting for him to come around and be like go. Mi sono il dito davanti, mi sai? Ragazzi, abbiamo appena finito l'allenamento in palestra e siamo già qui arrivati al mare. Purtroppo non ce l'ho fatta a uploadare il video che volevo uploadare per voi, che l'internet è veramente lentissimo, cavolo. Purtroppo sarebbe bellissimo se ci fosse tipo un pop-up shop di YouTube in cui posso uploadare con un wifi abbastanza migliore, perché veramente ci stavo mettendo 2 ore, mi avevo bisogno di ancora 2 ore per uploadare 10 minuti di video e proprio non ce la faceva. Comunque adesso siamo arrivati al mare, ci andiamo a prendere il nostro ovviamente acai bowl, ci vediamo al Fit Bar di Barceloneta. Ecco qua tutti i toppings, queste cose qua, questi sarebbero tutti i toppings, per quello. Ma noi abbiamo preso la Saipo, che qua come potete leggere, comes a record from the Amazonian rainforest.
Ecco, quindi praticamente sono red berries dal Brasile che hanno qualche potere antiossidante, sono veramente molto buone. Se non siete ancora venuti vi consiglio veramente di passare al Fit Bar di Barceloneta. Prendete una acai bowl, non ve la pentirete, ve la assicuro. Eccoci qua con la nostra acai bowl. Bianca, facci vedere un po' la tua. Cosa c'è dentro, ce lo spieghi? Banana, acai e forse strawberries. Fragole? Fragole forse, ma ok. Era buona, consigli? Sì, buonissimo. Ecco a voi, questa super acai bowl. Ragazzi, ogni volta che la prendo veramente mi dimentico di quanto è buona. Mi sa che sono diventato veramente un patito per questa acai bowl, buonissimo. Siamo arrivati nuovamente a Barcellona sul lungomare. Là in fondo, lì, vedete il W, che è l'hotel, penso il numero uno hotel di Barcellona, la Vela. E dall'altra parte invece, vedete, là è dove ci stanno tutti i clubs. Qua c'è la torre del Casino, questa prima torre che è anche il secondo hotel di Barcellona, e lì invece è solamente una torre con degli uffici. Ed eccoci qua alla spiaggia. Siamo arrivati. Quanta gente, ragazzi. Eccoci qua, siamo arrivati praticamente sotto il W. Che bello, c'è un sole pazzesco. Se vi state chiedendo per quale motivo sto a Barcellona, beh, giorni di ferie, che praticamente non ho preso ferie tutto l'anno e ho deciso, perché no, ad agosto di prendermi un'altra settimana di ferie. Quindi lì c'è la piscina, qua sono i ristorantini, alcuno, il Pes Vela, miglior paella di Barcellona sotto il W. Sono le 5 del pomeriggio, anzi quasi le 6, abbiamo appena terminato la giornata al mare. In questo momento torniamo a casa e mangeremo qualcosa, probabilmente cineremo qualcosa, non so, mangeremo qualcosa. Sono le 6:30. Mangeremo qualcosa, ci vediamo a casa, vi faccio vedere quello che mangio per cena. Ah, e ragazzi, siamo appena tornati all'appartamento. Io mi sto bevendo qui un bicchierozzo di Coca-Cola Light con un po' di limone e del ghiaccio, veramente buonissimo. In questo discorso volevo parlarvi un attimino di come traccio i miei macronutrienti, le mie calorie, quando mi vedete appunto mangiare fuori. Ad esempio oggi che mi sono mangiato la acai bowl, spesso ricevo un sacco di domande su come fai esattamente a sapere quante macronutrienti e quante calorie ci sono in quella acai bowl. Allora, questa è la mia strategia. Mentre vedete la acai bowl di oggi, la mia strategia è la seguente: se dovete essere molto accurati, ad esempio siete in un periodo di definizione e quindi non avete tante calorie, dovete stare molto attenti a quello che mangiate per essere sicuri di stare in quel deficit calorico, allora ovviamente utilizzerei l'app MyFitnessPal oppure MyNetDiary, che è l'applicazione che utilizzo io per trackare i macronutrienti. È la mia preferita perché funziona tantissimo, benissimo, è veloce e ha veramente un database molto grande di cibi. Semplicemente inserirei dentro acai bowl, cercherei proprio il nome del pasto, della porzione, del piatto che sto mangiando e vedrei le diverse entrate. Cliccherei ognuna e vedrei quanta differenza ci sta tra i diversi macronutrienti, eccetera, eccetera, e ci andrei un po' a occhio. Ad esempio, magari vedo che se le prime tre entrate hanno tutte 600 calorie per un serving, una scodella di acai, allora sceglierei quella e andrei con quello. Altrimenti, se non dovete tracciare in modo completamente accurato, perché ad esempio state in una fase di presa di massa, di un lean bulk in cui magari non dovete stare così attenti, stringenti sulle calorie, oppure semplicemente siete felici di come siete, volete mangiare abbastanza più rilassati, quindi non dovete tracciare tutto pasto per pasto nell'applicazione, quello che farei io è una semplice stima degli ingredienti che ci stavano dentro la acai bowl. Ad esempio, pensate, ecco, rimetto la acai bowl. In questa acai bowl, come vedete, c'è una banana, c'è metà banana sopra e metà banana che probabilmente è stata mischiata insieme alla acai per renderla un pochino più dolce, quindi una banana intorno alle 150 calorie, intorno ai 30-35 grammi di carboidrati. Poi ci stanno appunto la acai, che sono praticamente come se fossero delle fragoline di bosco brasiliane, quindi surgelate, direi un altro 100 calorie. Se diciamo che ci hanno aggiunto magari un po' di latte di soia o latte scremato, magari possiamo arrivare a 150 calorie. Con il granola, ovviamente, se più o meno 100 grammi di granola hanno 550-600 calorie, ad occhio la porzione di granola sono 25 grammi, 25-30 grammi, e quindi arriveremo anche lì più o meno a 150 calorie, magari 200 calorie di granola. Aggiungete di proteine in polvere, sono 100 calorie, anche lì magari una ventina di grammi di proteine per lo scoop di proteine in polvere, quindi se fate i calcoli in questo modo risulta più o meno che escono 150 grammi di banana, 150 grammi di acai, più diciamo magari un po' di latte e si aggiungono un po' di splenda, lo zucchero, il dolcificante, quindi arriviamo a 300 calorie, più 200 calorie di granola e un'ulteriore, mettiamoci, 100 calorie di
di proteine in polvere, così arriviamo a un 600 calorie totale. Facendo appunto questi calcoli, in più ci abbiamo messo le proteine in polvere, quindi 20-25 grammi di proteine, e magari, dato che ci stava appunto la granola, magari dai 5 ai 10 grammi di grasso. In questo modo arriveremo intorno alle 550-600 calorie, che è quello che faccio più o meno io per stimare quando mangio fuori al ristorante oppure semplicemente i pasti sfusi. Se non ho la bilancia, se non devo per forza misurare il prodotto sfuso e misurare, usare la bilancia, pesarlo e inserire esattamente il peso e il tipo di cibo nell'applicazione per essere sicuro al 100% di cosa sto mangiando, che è quello che vi consiglio se state in un periodo di dieta in un deficit calorico. Altrimenti potete essere un po' più lenient, come direbbero gli inglesi, usare meno stringenti, un po' più rilassati, potete pensare in testa, vedrete. Se voi anche fate solamente 30 giorni, provate a calcolare, a traccare i vostri macronutrienti nell'applicazione, diventerete molto molto più bravi, molto più efficaci, più pratici quando mangiate fuori, perché più o meno saprete già le porzioni, i pesi dei diversi alimenti e quante calorie, quanti macronutrienti contengono. Quindi io ad esempio adesso che sono in fase lean bulk non devo stare super attento con le calorie, perché non importa se vado un po' più oltre, mi sta bene, sono contento di come appaio, e quindi in questo modo conto solamente in testa, più o meno stimo tutto senza usare l'applicazione, stimo tutto, perché tanto più o meno dopo averlo fatto per tanti mesi ci ho preso la mano, riesco a farlo in modo semplice. Quindi vi consiglio a tutti 30 giorni, tracciate macronutrienti e calorie sull'applicazione di tutto quello che mangiate, vi cambierà la vita, secondo me è un investimento da fare, ve lo raccomando molto. Niente, questa era la piccola clip, spero sia stato chiaro, se vi è stato chiaro buttateci un like.